Io mi chiamo Usman, ora sto lavorando con un'associazione che fa assistenza medica agli immigrati. Ho avuto anche l'esperienza di vivere come bracciante agricolo a Foggia nel 2011. Niente, è una realtà che la prima volta che l'ho scoperto mi ha fatto una sorpresa incredibile, nel senso che non mi aspettavo che ci fosse una realtà del genere in Italia, ma purtroppo l'ho vissuto sotto la mia pelle. Ho vissuto situazioni di disagio a tutti i punti di vista, sia igienico, eccetera. Ho vissuto in un casolare abbandonato in cui nelle vicinanze non c'era né acqua né luce, elettricità, niente, nulla. Non c'erano bagni, non c'era assolutamente niente. Eravamo anche sotto sfruttamento, nel senso facevamo 10 ore di lavoro e a fine giornata ti ritrovi con un guadagno di non più di 20 euro. Dopo tutte le spese, perché c'era dietro il caporale che ti fa pagare il trasporto, c'era il sottopagamento. Qui siamo a Rosarno. Rosarno è una realtà anche molto conosciuta, nel senso c'è stata la rivolta degli immigrati nel 2010, c'è anche la realtà dello sfruttamento dei lavoratori che al 90% con una certezza non hanno un contratto di lavoro, vivono nei casolari come qui dove siamo a 2 passi dal centro di Rosarno, un casolare praticamente invisibile in cui vivono almeno una trentina di persone che evidentemente non riescono ad avere un lavoro continuo, fanno 2 giorni sì, 3 giorni no, rimangono a casa e alla fine sempre questa è la realtà.